maybe you are asking what is showing now the spot of the sun, the image of the sun. It's showing the same form made in 1702 by the astronomer Francesco Bianchini to remember the Adventus of Sanctitatis Domini Nostri Clementis Undecimi Pontifici Mars. The written on the metal is coming of Saint Holy Father, and the other side Clement XI, who was the Pope who paid for this meridian. Il sole in questo momento sta illuminando il disco di metallo, di bronzo, che ha la stessa forma del sole, che è stato collocato per ricordare la visita del Papa Clemente XI il 20 agosto del 1702 alla linea meridiana che aveva finanziato già quando era cardinale. Le misure alla meridiana continuano, come vedete, anche nel secolo presente. Primo contatto 13.07.21 e mezzo, e servono per verificare che tutta la meridiana sia ancora nello stesso posto di 300 anni fa. È una maniera abbastanza rapida per capire se ci sono dei movimenti di assestamento. You can see that the discs in bronze are two, one before and one after the meridian transit. The inscription is separated in two parts in order to be complete on the two. You see the coat of arms of the Pope, actually you see the tiara of the Pope and the keys that are surrounding the disk of the sun, the ellipse of the sun. Vedete che la scritta è in due parti, Adventus Domini Nostri, con delle abbreviazioni sul lato, sulla mia destra, e Clementis Undecimi, PM, Pontifici Massimi, sulla sinistra. Questo è il transito intorno alle 13.08.38, è il momento in cui ve l'ho detto, ma la previsione è che sia 6 secondi prima, 7 secondi prima. E il video serve per verificare anche questo. È un evento che si può considerare al pari dell'equinozio, perché anche l'equinozio ha due momenti, prima e dopo il passaggio meridiano, per rilevare la posizione del sole. E questo è l'unico caso in cui si fa la stessa cosa, non nella data dell'equinozio. So it is an event as relevant as the equinox that is over there, but instead of two discs of the sun, there are only two drones of the sun, the so-called chronometer of the equinox. Here there are the discs. So nel cronometro degli equinozi noi abbiamo un profilo del sole che è un po' più grande di questo, perché proiettato più lontano, quindi un po' più grande, con due stecche centrali dei due profili che servono per misurare quanto tempo è passato dall'equinozio e quanto ne mancava. Qui non abbiamo i cronometri, ma abbiamo il disco, le ellissi piene, che comunque possono essere utilizzate per capire quanto tempo manca o è passato dal 20 agosto o dalla data adesso simmetrica. Ecco, non abbiamo potuto vedere il secondo contatto, ma comunque il momento centrale si vedeva. Questo ve lo dico perché se uno vuole misurare con cura il momento del transito meridiano ha bisogno dei due contatti, perché a occhio non si vede il momento del contatto. So the meridian transit actually is measured with two contacts. The first one and the second one. The second one now is missed because of the clouds, and the meridian transit is done by the average of the first and the last contact.
Even by eye, the error is not so big. So you have seen the meridian transit. And the interesting thing is that these two images are located very, very precisely, symmetrically, with respect to the meridian line. Moreover, also this marble and the other marble are symmetrical with respect to the meridian line. In this way, all this thing, not only the central line, is an instrument of measurement. Again, the star, and now we are invited to quit the church because it's the time of closure. Thank you for the attention. Thank you very much. Thank you. Thank you.